Salve a tutti ragazzi, questa è la mia prima lezione di chitarra, come mi è stato chiesto dai fans riguardo ai miei video che adesso metterò in illustrazione e potrete vedere tutti. Volevo più che altro fare queste lezioni per insegnarvi come si suona la chitarra. Utilizzerò la mia fedele Fender Stratocaster del 1976, ispirata a quella utilizzata da David Gilmour in quel periodo, e una chitarra comunque molto semplice, una semplice Fender Stratocaster con dei pickup single coil, con le classiche cose che servono per suonare alla David Gilmour, ovvero una levetta bending, un bel ponte mobile e innanzitutto un bel selettore di toni. La scalatura di corde che utilizzerò io per questa lezione è una 0-10, la più adatta per chi inizia adesso a suonare la chitarra. Innanzitutto cominciamo ad accordare lo strumento. Bisogna suonare le corde a vuoto e l'accordatura standard è Mi, Si, Sol, Fa, Re, Mi. Ora partiamo con l'accordatura. Suoniamo il Mi, meglio conosciuto come Mi cantino, a vuoto. È un po' scordata la chitarra. Ora passiamo al Si. Ora passiamo al Sol. Passiamo al Re. Procediamo con l'ultima corda, il Mi minore, non il Mi minore, il Mi grave. Ora la chitarra è completamente accordata. Ovviamente per accordare potrete utilizzare un accordatore, nel mio caso un accordatore Korg digitale, se no sono disponibili sul mercato anche accordatori analogici che ormai sono superati. Nel caso non disponeste di un accordatore, potreste sempre utilizzare un'applicazione per cellulare. Ad esempio basta cercare sul Google Store, basta cercare un accordatore, basta cercare accordatore chitarra e ce n'è uno validissimo, che è quello che utilizzo anche io quando sono tipo in spiaggia con i miei amici a suonare la chitarra acustica. Basta utilizzare il microfono del cellulare. Questa era una lezione breve, come potete sentire sono abbastanza emozionato in quanto è la mia prima lezione. Adesso vi mostrerò la mia chitarra, come potete vedere, quella che avete visto nei video precedenti. Siccome durante il mio ultimo tour la chitarra è caduta e si è rotta, ho dovuto metterla in riparazione e quindi ho deciso di utilizzare la mia fedele Stratocaster, come ho detto prima. Questa è una chitarra autografata dai Metallica in persona, come potete vedere dalle firme. E molto presto vi porterò anche lezioni di batteria tiny drums, batterie in miniatura che secondo molte persone potrebbero essere dei giocattoli, quando in realtà potrebbero dare una sezione ritmica veramente importante ad un brano anche metal. Quindi ricordatevi ragazzi, la ritmica è la cosa più importante e i cani abbaiano. La cosa divertente è che io sto ridoppiando il video e questa cosa la dico, la tengo. Io sto ridoppiando il video perché si sentiva di merda
e i cani hanno abbaiato nello stesso punto dell'originale, quindi va bene così. Io adesso vi saluto e quindi non vedo l'ora della prossima lezione. Speriamo che non se la prenda nessuno per questa cazzata che mi sono divertito a fare. E vabbè, arrivederci.